Grazie Stefano e grazie per averci invitate a questa giornata dedicata appunto al CSM Plone e soprattutto alle novità che sono in essere appunto adesso con questo nuovo sistema di realizzazione di siti web. Innanzitutto mi presento, appunto sono Sibilla Gobbi della Camera di Commercio di Padova, insieme con me c'è Cristina Benvenu e insieme abbiamo lavorato per realizzare l'ultima migrazione, diciamo, al nuovo portale della Camera di Commercio che utilizza appunto la nuova versione io comune, diciamo così, del Plone 5 Volto. In questi minuti, insomma, che possiamo utilizzare, diciamo appunto chi siamo, in particolare che cos'è e chi è la Camera di Commercio di Padova, e vi racconteremo appunto quali sono state le attività che abbiamo posto in essere per realizzare questo miglioramento continuo del sito camerale, in particolare appunto l'utilizzo dell'upgrade Plone 5 Volto e quelle che sono un po' le funzionalità che ci hanno permesso di lavorare meglio attraverso appunto questo strumento. Nonché l'ultima, diciamo, funzione che noi riteniamo molto utile e importante anche per l'utenza, che è quella della prenotazione online attraverso il sistema Io Prenoto. Allora, chi è la Camera di Commercio di Padova? È un ente pubblico, ovviamente, che ha una competenza territoriale. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi generali delle imprese della provincia e quindi pone particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di promuoverne lo sviluppo economico delle imprese e del territorio circostante. Il nostro principale stakeholder quindi è l'impresa, ma non solo l'impresa, perché ovviamente affiancano le imprese del territorio anche tutta una serie di altri soggetti che le supportano in tutta una serie di attività, di adempimenti, di iniziative promozionali e quindi, diciamo, oltre all'imprenditore, diciamo che è il nostro primo stakeholder, abbiamo costantemente contatti con le associazioni di categoria, con studi di consulenza, notai e quant'altro, proprio perché insieme, diciamo, ciascuno di questi soggetti svolge delle attività appunto per supportare le imprese nella fase della nascita, nella fase, diciamo, di vita dell'impresa stessa e nell'attività di promozione soprattutto delle realtà economiche appunto del territorio. E qui abbiamo rappresentato, diciamo, un po' una sorta di roadmap che ci ha viste, diciamo, presenti e lavorare o meglio entrare in contatto appunto con il CSM Plone. Noi già dal 2015, diciamo, abbiamo fatto un primo forte e importante passaggio da un precedente sito web che ovviamente portava tutte le informazioni relative alla Camera di Commercio, che era un sito molto statico e in cui soprattutto il focus, diciamo, non era esattamente quello proattivo verso le Camere di verso, scusate, le imprese, ma era un focus centrato un po' su quelle che sono le attività della Camera di Commercio. Quindi le informazioni erano presentate in primis attraverso gli uffici camerali e quindi la difficoltà dell'utente ovviamente era quella di individuare l'ufficio che avrebbe potuto effettivamente risolvere un suo bisogno, quindi rispondere a una sua esigenza precisa. Attraverso, diciamo, in questo momento in cui abbiamo deciso di fare questo cambiamento, abbiamo quindi realizzato una serie di interviste, di indagini anche presso i nostri, diciamo, gli utenti del sito camerale per capire quale poteva essere il modo migliore per mettere al centro appunto i loro bisogni e spostare quindi l'attenzione verso le loro esigenze, se riorganizzando anche, diciamo, i contenuti del nostro portale. Ovviamente attraverso lo strumento che abbiamo poi adottato, che era una precedente versione del CSM Plone, abbiamo potuto appunto fare questa modifica, questa rivoluzione appunto nella impostazione dei contenuti. Oltre a questo, attraverso, diciamo, questo CSM, abbiamo potuto nel tempo, vedete che abbiamo fatto poi anche un altro paio di migrazioni, e la più recente è quella che, diciamo, abbiamo appena concluso e sulla quale poi, insomma, stiamo portando alcune migliorie. E appunto diceva, a fianco a questo, diciamo, riorganizzazione dei contenuti, poi anche l'attenzione sul tema dell'accessibilità già previsto dal CAD e che lo strumento appunto ci ha consentito di mantenere sempre, diciamo, operativa, nel senso che appunto il CSM ci ha permesso appunto di essere sempre allineati a quelle che erano le linee guida AGID in tema di usabilità e di accessibilità del momento.
Quindi abbiamo fatto, diciamo, appunto questo, dopo il primo passaggio avvenuto nel 2015-2016, abbiamo fatto una upgrade, diciamo così, abbiamo utilizzato una versione più aggiornata del Plone nel 2018-19, fino ad arrivare oggi appunto a un'ulteriore migrazione, perché questa è stata proprio una vera e propria, insomma, migrazione, al Plone 5.2 Volto, il quale, diciamo, ha tra i vari vantaggi, diciamo, sicuramente una delle cose più apprezzate, oltre al fatto di essere sempre rispondenti appunto alle direttive AGIT in tema di accessibilità, è proprio il fatto che presenta, oltre ad una serie di content type nativi di Plone, anche una serie di content type appunto invece che presentano proprio la struttura e le caratteristiche previste da AGID e quindi in tema di librerie e di tassonomie. E uno strumento, in questo senso, questi contenuti appunto strutturati in modo tale anche da agevolare non solo la lettura da parte dell'utente finale delle informazioni, che quindi troveranno una loro collocazione abbastanza precisa e definita, ma poi anche da un punto di vista operativo, nella fase di redazione, perché, diciamo, appunto questa struttura guida sostanzialmente il redattore anche nella definizione appunto dei contenuti testuali da inserire nelle varie sezioni. Detto questo, il punto quindi focale che ci accompagna un pochino da una decina d'anni oramai è proprio questo come obiettivo, quello di realizzare un'informazione, soprattutto poi anche agganciare a questa una serie di servizi che siano a portata di impresa. E quindi abbiamo il mettere l'impresa al centro e, come vi dicevo prima, insomma, questa revisione l'abbiamo fatta già inizialmente, per cui la riorganizzazione dei contenuti si è basata sostanzialmente nel pensare a quali erano i principali momenti di contatto delle imprese con la Camera di Commercio, per cui abbiamo individuato, diciamo, una sorta di ciclo di vita dell'impresa, per cui siamo partiti da una serie di informazioni e servizi legate all'avvio dell'impresa, alla gestione, alla promozione delle attività imprenditoriali del territorio, alla tutela e fino ad oggi, insomma, in cui i temi forti sono appunto legati alla digitalizzazione e quindi in questo senso appunto la riorganizzazione delle macro aree di tutti i contenuti. L'altro focus che per noi è particolarmente importante è quello dell'usabilità e dell'accessibilità. E ovviamente già nelle varie fasi abbiamo detto Plone ci ha permesso, insomma, di rispettare sempre quelle che erano le linee guida del momento e migliorare quindi anche l'esperienza, diciamo, d'uso dell'utente. E l'altro elemento importante è quello della collaborazione. Noi lavoriamo ovviamente insieme con una serie di altri colleghi che si occupano della redazione dei contenuti e proprio perché è importante tenere sempre aggiornato il sito camerale e questi strumenti, in particolare appunto l'ultima versione, come vi dicevo prima, agevolano anche appunto, diciamo, l'individuazione di quelli che sono diciamo i messaggi e le informazioni importanti che devono essere comunicate agli utenti, proprio grazie anche alla struttura dei content type che sono all'interno del sito. Ecco, andiamo. Adesso quindi allora Cristina appunto vi racconterà un pochino più nel dettaglio quelle che sono state i passaggi, diciamo, che abbiamo realizzato e che abbiamo attuato proprio per arrivare ad avere il nostro sito che attualmente è già comunque online e che utilizza appunto la versione Plone 5 e Volto. Buongiorno, grazie a tutti. Allora, quando noi ci siamo trovati a lavorare con la nuova versione di Plone 5 e Volto, pensavamo si trattasse solo di una migrazione dei contenuti. Invece, una volta iniziato il lavoro di proprio passaggio, ci siamo resi conto che dovevamo ripensare a cosa volevamo comunicare e a come lo volevamo comunicare, quindi dargli una nuova veste, un nuovo layout. Questo tenendo sempre in considerazione qual era il nostro obiettivo, e il nostro obiettivo era quello di migliorare l'esperienza del nostro utente nella navigazione all'interno del nostro portale. Quindi nel raggiungimento, il nostro obiettivo era quello di far trovare l'informazione ricercata nel più breve tempo possibile e nella miglior maniera possibile. Quindi ci siamo ritrovati a riprogettare i contenuti proprio pensando a questo, a qual era il percorso migliore da far fare all'utente all'interno del nostro portale.
cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo ristrutturato i contenuti non solo utilizzando i tipi di contenuto standard che il CSM ci dava e ci metteva a disposizione, ma utilizzando i nuovi tipi di content type che erano stati pensati ad hoc e sono stati pensati ad hoc proprio come Agid li chiedeva, quindi che rispettavano un modello e un'architettura. Questo perché? Perché in questo modo l'utente che arriva in un portale camerale o in un portale della pubblica amministrazione potesse trovare un percorso omogeneo o lo stesso percorso in modo da capire cosa gli serviva per ottenere il servizio richiesto. Quindi aveva ben chiaro quali erano i passaggi, qual era il processo e l'istruttoria da seguire, quali erano gli attori coinvolti, dove trovare le informazioni di interesse. Non solo, ma con la nuova versione di Plon 5 Volto abbiamo anche riorganizzato il contenuto delle notizie. Noi prima avevamo una separazione delle informazioni, cioè c'erano avvisi, notizie e comunicati stampa. Invece adesso in un'unica area, in un unico contenitore, noi andiamo a dare al nostro utente tutte le nostre novità. Infatti abbiamo insieme, non c'è più la distinzione notizie, avvisi e comunicati stampa, ma le novità vengono gestite tutte quante nella stessa area, nello stesso contenitore. Con questa ultima nuova revisione dei contenuti abbiamo voluto sfruttare la possibilità di connettere le informazioni in maniera trasversale. Ovviamente attraverso dei tag. Una volta venivano utilizzati dei siti tematici, ora invece attraverso questi tag andiamo a formare delle pagine che contengono informazioni simili tra di loro collegate da un argomento, dando così la possibilità al nostro utente di trovare rispetto a un preciso argomento tutte le informazioni che possono essere correlate tra di loro. Questo abbiamo fatto perché appunto tutte le nuove tipologie di contenuto pensate da Agid o comunque pensate con il nuovo CSM sono nate per essere correlate. Per raggiungere il nostro obiettivo, quindi avere un'ottima esperienza del nostro utente nella navigazione del portale, abbiamo lavorato non solo sfruttando al meglio le nuove funzionalità di Plon Volto, ma anche riorganizzando proprio e strutturando in maniera omogenea i gruppi di editor. Le funzionalità principali che abbiamo sviluppato maggiormente sono state la possibilità di avere delle pagine molto flessibili, la possibilità di strutturare un calendario di eventi e manifestazioni e non solo, anche un scadenziario di adempimenti e riorganizzare in maniera centralizzata tutta la modulistica camerale. Per quanto riguarda invece la riduzione dei gruppi di editor, noi non abbiamo ridotto il numero di persone che collaborano nella stesura dei contenuti, nella revisione dei contenuti del sito, ma abbiamo operato nella riduzione proprio della frammentazione dei vari gruppi editor, quindi creando gruppi più omogenei, più corposi, che vanno a lavorare proprio su macro argomenti, che possono essere ad esempio l'amministrazione trasparente, le prenotazioni online, creando così anche una sorta di collaborazione tra i colleghi che vanno poi a lavorare nel back-end del sito. Se oggi noi guardiamo al raggiungimento del nostro obiettivo, cioè al fatto che noi abbiamo lavorato per creare una migliore esperienza dell'utente nel nostro portale, possiamo dire di averlo raggiunto quasi nella totalità. Questo perché anche se poi andiamo a fare un'analisi un pochino più approfondita, vediamo che il servizio più utilizzato è il servizio di prenotazione online. In precedenza noi avevamo già avuto la possibilità di utilizzare questo servizio, che era però un servizio integrato nel portale camerale, mentre ora con Plon Volto abbiamo la possibilità di avere proprio una piattaforma esterna, che è la piattaforma di Io Prenoto, che dà la possibilità non solo all'utente di avere una panoramica di tutti i servizi che la camera offre e su cui si può effettuare una prenotazione di un appuntamento online, ma dal lato back-end dà la possibilità a tutti i colleghi dei vari servizi una gestione autonoma, il che significa una gestione di agende diverse, orari diversi e anche persone che operano nelle proprie agende in maniera
decisamente autonoma. Una cosa su cui noi ora stiamo lavorando è da dare la possibilità al nostro utente non solo di ricevere la conferma dell'appuntamento, ma di ricevere questa conferma di appuntamento attraverso l'app Io. Questo perché? Perché Io Prenoto è una piattaforma che può essere integrata sia con lo SPID e con l'app Io. E questo ci permetterebbe di fare un ulteriore passo avanti rispetto a quelle che sono anche le linee guida di Agid. Su questa proiezione noi possiamo dire che la Camera di Padova, grazie a Plone, a Volto e a tutto il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, può ritenersi diciamo soddisfatta e può ritenere di dare al proprio utente, sempre in maniera tempestiva e in maniera esaustiva, l'informazione che cerca e nel miglior modo possibile. Ringraziamo Stefano e la possibilità appunto che ci ha dato di intervenire anche quest'anno in questa manifestazione. E grazie anche da parte mia, e magari al prossimo appuntamento ci ritroveremo per raccontare magari ulteriori novità che possiamo aver realizzato con CSM Plone Volto. Grazie. Grazie.